raccogliendo delle storie e poesie di questo paese, di Solignano, di Palerma e di Fornove. Ecco, come libro naturalmente ho cercato di valorizzare le persone del luogo, di recuperare la memoria a questo borgo, un'idea nata tra un gruppo di amici che una sera così decidemmo di provare a valorizzare questo posto con un concerto di musica impegnata. Per me la satira è qualcosa di pungente, di scudisciante, di cattivo, di denuncia, cioè delle malefatte soprattutto della società. Arriva lì un gruppo di amici, arriva uno e gli dice: ragazzi, è morto Peda. Eh? Sì, morto Peda. Giocava a briscola, un colpo secco è rimasto lì e Volga dice: collasso. Ma ne gagna il turco, che collasso?